SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Le abbondanti nevicate che hanno imbiancato domenica la Romagna hanno incantato, ma anche causato disagi, specialmente sulle strade. In E45 un incidente all'altezza di Roncofreddo ha bloccato l'arteria per ore. La neve si è spinta fino alla costa, ricoprendo anche le spiagge, un panorama che ha richiamato molti curiosi. Nell'entroterra alcune scuole sono state chiuse e è accaduto in 7 comuni della Valconca. L'Emilia-Romagna è entrata in zona gialla e nel primo giorno di rientro al lavoro e a scuola sono scattate anche le nuove regole decise dal governo. Molte attività prevedono il Super Green Pass. Rientro a scuola complicato per gli studenti romagnoli, dalle scuole dell'infanzia alle superiori. Non solo si moltiplicano i casi di positività e quarantene tra i ragazzi, ma sono molti anche gli insegnanti a casa. A Rimini manca circa il 20% dei docenti. Per il 2022 Confagricoltura Emilia-Romagna chiede più tutele per il patrimonio agroalimentare. L'obbligo vaccinale per gli over 50 viene valutato positivamente, anche se potrebbe comportare problemi vista la presenza nei campi di tanti stranieri che hanno ricevuto vaccini non riconosciuti. Basket. Nel campionato di Serie A tornano la vittoria Virtus e Fortitudo. I bianconeri passano a Reggio Emilia e restano in scia della capolista Milano, mentre la squadra di coach Martino si aggiudica in volata la sfida salvezza contro Varese. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo dunque con le abbondanti nevicate che si sono avute ieri in tutta la Romagna e non sono mancati alcuni disagi e anche qualche incidente per strada. Vediamo com'è andata tra Ravenna e Forlì Cesena. Sono circa le 9 di domenica mattina quando i primi fiocchi iniziano a fare capolino nel cielo della Romagna. Dalla collina fino alla costa la neve ha imbiancato tutto il territorio, continuando a cadere fino al tardo pomeriggio. A Ravenna sono stati circa 5 centimetri che si sono depositati nelle strade, causando qualche disagio ma nessun incidente grave, mentre nelle zone collinari dell'Appennino Faentino si è arrivati fino a 15 centimetri. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla, comunicando per lunedì un'intensa ventilazione dei quadranti settentrionali che interesserà in particolare il settore orientale della regione con venti di burrasca moderata. Nonostante questo si è deciso per la regolare apertura delle scuole, al contrario di alcune zone del riminese. Qualche problema in più si è registrato nel Cesenate, a cominciare dalle 45. All'altezza di Roncofreddo si è verificato un incidente che ha coinvolto 4 macchine e il tratto di strada è rimasto chiuso in entrambe le direzioni per diverse ore. In tutti i comuni sono stati attivati mezzi spargisale che per tutta la giornata hanno lavorato per mettere in sicurezza le strade. Nonostante questo, le insidie della neve hanno giocato qualche brutto scherzo agli automobilisti. È il caso di un uomo residente a Forlì che nel primo pomeriggio ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada capottandosi all'altezza di Via del Partigiano, fortunatamente senza gravi conseguenze. L'incidente più serio si è però verificato in montagna, San Benedetto in Alpe. Qui una comitiva di escursionisti è stata sorpresa dal maltempo e un membro della compagnia, una donna di 30 anni,
anni, originaria di Udine, è scivolata per 60 metri in fondo a una scarpata a causa dell'attrezzatura non adatta al sentiero innevato. È intervenuto il personale del soccorso alpino che, dopo un recupero molto laborioso, ha trasportato la donna in ospedale. L'escursionista ha rimediato traumi alle gambe e al bacino. Il maltempo delle ultime ore ha colpito in particolare l'entroterra riminese. Questa mattina scuole chiuse per neve in 7 comuni della Valconca, mentre ieri la costa romagnola imbiancata ha attirato molti curiosi. Le immagini hanno davvero fatto il giro della rete. L'ondata di freddo e neve ha investito anche la Romagna nelle ultime ore e ha riguardato tutto il territorio che va dall'Appennino alla costa. Se da un lato ha regalato la suggestione della riviera imbiancata, dall'altro ha causato disagi alla circolazione, tanto che per la molta neve caduta nell'entroterra riminese i sindaci dell'Alta Valmarecchia hanno deciso di tenere chiuse le scuole. Rientro in aula dunque posticipato per gli studenti di Gemmano, Mondaino, Montefiore, Monte Gridolfo, Monte Scudo, Monte Colombo, Saludecio e Sassofeltro. Laddove non è riuscito il Covid a convincere le istituzioni a posticipare il rientro in classe, è riuscito il cielo. Su tutto il territorio sono in azione i mezzi per la pulizia delle strade. Sulla vasta spiaggia romagnola invece sono stati tanti i curiosi che domenica l'hanno solcata per ammirare quella vastità bianca, carica di suggestioni feliniane. E c'era pure chi nella bufera si concedeva il bagno più ghiacciato dell'anno. Da Ravenna a Cattolica, passando per Cesenatico, lo spettacolo del litorale invaso dalla Dama Bianca non era visibile da marzo 2018. Le immagini hanno poi fatto il giro del web. Anche i centri storici hanno magicamente assunto un'atmosfera nordica. Qui è Sant'Arcangelo di Romagna. Per alcuni la neve è una cosa seria, anche se si hanno solo pochi anni di età. Passiamo al fronte Covid, andiamo a vedere qual è la situazione rispetto a ieri. In Emilia-Romagna sono 14.194 in più in 24 ore i casi positivi al Covid, su un totale di 38.530 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 36,8%, un valore non indicativo, specifica la regione dell'andamento generale, visto il basso numero di tamponi nei giorni festivi. I pazienti attualmente ricoverati nella terapia intensiva dell'Emilia-Romagna sono 151 più 4 rispetto a ieri, di cui 112 non vaccinati. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2043 più 114 rispetto a ieri. L'età media 37,9 anni per quanto riguarda i positivi. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 3.740 nuovi casi, Rimini 1.677, Ferrara 1.320, Cesena 1.205, Ravenna 1.200, quindi Forlì 849, il circondario Molese 411, si registrano purtroppo anche 16 nuovi decessi. E oggi l'Emilia-Romagna è ufficialmente entrata in zona gialla, primo giorno anche per tanti di rientro al lavoro e di rientro a scuola, con le nuove regole per contenere i contagi da Covid che prevedono anche il Super Green Pass. Vediamo. Il Super Green Pass, che si ottiene solo col vaccino o dopo essere guariti dal Covid, è necessario da oggi per la maggior parte delle attività. In particolare per utilizzare treni e autobus e nelle stazioni i controlli sulle corse regionali vengono eseguiti a campione. Mascherine FFP2 obbligatorie per gli studenti non in possesso della certificazione che utilizzano i bus scolastici fino al 10 febbraio, data di scadenza della deroga di un mese, per consentire alle famiglie e agli studenti di poter organizzarsi. La situazione del trasporto scolastico però risulta difficoltosa in Romagna, in particolare nel territorio riminese, a causa della mancanza di autisti decimati dalle assenze per malattia, virus, non vaccinati e quarantene. E sempre dalla riminese, in particolare dal presidente della provincia di Rimini, Riziero Santi, arriva la richiesta di obbligatorietà di esibire il Green Pass anche nelle chiese, sottolineando come i luoghi di culto non possano essere considerati zona franca immune dal contagio. Una precisazione arriva poi anche dall'ASL Romagna. L'accesso ai drive-thru per il tampone di fine isolamento o quarantena può avvenire soltanto attraverso la richiesta del medico di medicina generale o dei servizi di igiene pubblica e non è consentito l'accesso diretto. La precisazione arriva da ASL Romagna, che sottolinea come siano ancora numerose le persone che si presentano ai punti di accesso per il tampone in auto senza richiesta e per le quali non è dunque possibile effettuarlo. L'azienda sanitaria ribadisce che dal 10 gennaio per le persone senza sintomi Covid-19 i test antigenici per la fine quarantena e isolamento si potranno effettuare gratuitamente nelle farmacie convenzionate del territorio.
Siamo in attesa del picco che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. I numeri sono imponenti, quasi 20.000 casi al giorno, circa 2.000 i casi per 100.000 persone, quando una settimana fa erano 1.600 e due settimane fa 500. È quanto ha affermato Raffaele Donini, assessore regionale alle politiche per la salute dell'Emilia-Romagna, durante i lavori oggi della Commissione appunto politiche per la salute riunitasi in regione per fare il punto della situazione Covid. Il sistema sanitario regionale sta reggendo, ha aggiunto, evidenziando però l'alto numero di sanitari contagiati da inizio pandemia. Non abbiamo mai ricoverato in percentuale così poco, sotto il 2% dei casi, e le persone non vaccinate hanno mediamente degenze più lunghe. Stimiamo una prevalenza della variante Omicron attorno al 70%, ha concluso Donini. In terapia intensiva sono occupati 147 posti su 890, quasi l'80% dei ricoveri riguarda persone non vaccinate. E è anche giornata di rientri in classe, rientri al lavoro, e quelli in classe sono complicati per gli studenti romagnoli dalle scuole dell'infanzia alle superiori a causa non solo delle tante positività tra i ragazzi ma soprattutto tra gli insegnanti. Vediamo la situazione a Rimini, dove circa, pensate, il 20% dei docenti è in isolamento. Una situazione complicata, lo definisce così la vice sindaca di Rimini Chiara Bellini con delega ai servizi educativi, il rientro tra i banchi dopo la pausa natalizia. Nelle scuole della città romagnola infatti pesa la carenza di organico, molti i docenti assenti perché positivi e quindi in quarantena, con punte del 20% in alcuni istituti. Ma anche negli altri la percentuale rimane sopra i 10 punti. La tenuta è difficile, ammette la vice prima cittadina, convinta però che la didattica in presenza vada salvaguardata con ogni mezzo. Il rientro in aula oggi com'è andato? Allora, devo dire che oggi il rientro in aula è andato meglio rispetto a venerdì, quando abbiamo aperto, dove ovviamente abbiamo registrato un forte calo delle presenze, ma che è stato dovuto anche ovviamente a scelte personali delle famiglie, magari di fare il ponte, anche magari ponti non previsti, vista la situazione della pandemia. Siamo comunque in una situazione difficile e complessa perché abbiamo i docenti sotto organico. Quindi in alcune scuole, soprattutto mi riferisco non alle nostre comunali, dove devo dire siamo messi bene, ma sulle elementari, medie e superiori abbiamo anche dei cali del corpo docente del 20%, questi sono dati complessi, insomma, da gestire. Però siete comunque convinti che la didattica in presenza debba proseguire? La didattica in presenza è qualcosa di fondamentale, importante, e speriamo che questo di riuscirla a mantenere nonostante le difficoltà. Ritorno in classe tra le incertezze anche a Bologna, il rischio DAD è molto concreto e i presidi si trovano a gestire anche difficili sostituzioni, diciamo adesso, dei docenti assenti. Abbiamo fatto un giro all'istituto comprensivo 12 che conta in tutto 59 classi. 59 classi distribuite tra 5 plessi, 2 scuole dell'infanzia, 2 primarie e una secondaria. L'istituto comprensivo 12 di Bologna conta circa 1.400 alunni. Per tutti il ritorno in classe questa mattina ha portato con sé tante incognite. La più importante, quella che le racchiude tutte, ha a che fare con il rischio DAD. Nonostante gli appelli a ritardare il ritorno tra i banchi, la linea del governo non è cambiata e oggi i presidi si chiedono se e quanto si riuscirà a scongiurare la possibilità di dover tornare alle lezioni da remoto. Qui tra i plessi dell'istituto comprensivo 12 quasi ogni classe ha almeno un paio di alunni positivi, ma si prosegue con la didattica integrata, dunque da remoto solo i contagiati, perché l'infezione è avvenuta durante le feste e non c'è stato contatto con i compagni. La situazione, precisa la preside Filomena Massaro, è comunque in divenire. D'altra parte la rivista specializzata Tutto Scuola prevede che entro fine settimana in tutta Italia le classi in DAD saranno circa 200.000. La posizione dei presidi, anche mia, insomma, era quella di poter avere il tempo di organizzare tutto questo, perché
teniamo conto che il decreto legge è stato pubblicato in Gazzetta il 7 sera, quindi siccome le procedure comunque sono complesse, ci siamo ritrovati in una situazione non semplice. Ecco. Una delle complessità maggiori, ci spiega Filomena Massaro, è legata alla gestione delle assenze dei docenti. L'Istituto Comprensivo 12 conta in tutto 20 insegnanti assenti per positività e 2 sospesi perché hanno rifiutato l'immunizzazione. La difficoltà a trovare sostituti, perché anche tra i sostituti, oltre ad esserci chi non risponde regolarmente perché non è disponibile, ci sono anche dei positivi anche in quella fascia appunto di docenti. La cronaca sul nostro portale TR24.it: i finanzieri di Cervi hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato 53enne originario della Campania, ma da tempo domiciliato a Bellaria, fermato a bordo della propria auto con oltre 550 grammi di eroina e hashish. L'uomo è stato intercettato a Tagliata di Cervia e alla vista dei militari ha cercato di dileguarsi lanciando dal finestrino alcuni oggetti. I militari hanno recuperato 2 involucri contenenti oltre 200 grammi di eroina pura e nel corso della perquisizione dell'automezzo, effettuato anche con l'ausilio delle unità cinofile, hanno trovato nel vano della ruota di scorta 3 panetti di hashish dal peso complessivo di circa 340 grammi, un coltello a serramanico e un flacone di metadone. Il 53enne è stato arrestato dalle Fiamme Gialle per detenzione di sostanze stupefacenti e porto d'armi abusivo. Una strategia che tuteli il patrimonio agricolo e agroalimentare è quanto chiede Confagricoltura Emilia Romagna alle istituzioni per l'avvio dell'annata agraria 2022. Sentiamo. L'obbligo vaccinale per gli over 50 è un buon segnale, ma può avere l'effetto contrario per un settore che da tempo è in sofferenza. A dirlo è Confagricoltura Emilia-Romagna, che chiede al mondo della politica locale e nazionale un aiuto concreto ed una strategia di tutela del nostro patrimonio agricolo e agroalimentare, con misure strutturali a supporto delle imprese. Ed è il presidente di Confagricoltura Emilia-Romagna, Marcello Bonvicini, a riassumere gli ostacoli alla ripresa delle attività nei campi. Bene l'obbligo vaccinale over 50 per garantire la piena sicurezza negli ambienti di lavoro, ma ciò significa che nel 2022 più di 15.000 operai agricoli dipendenti su un totale di 43.000 in Emilia-Romagna dovranno presentarsi al lavoro muniti di Green Pass rafforzato, quando circa il 40% è di origine straniera. Quindi oltre ai lavoratori Novax ci sono anche coloro che nel proprio paese hanno magari ricevuto un vaccino non riconosciuto dalle autorità sanitarie europee, ha fatto notare Bonvicini. A questo si aggiungono i rincari di luce e gasolio con gli imprenditori agricoli e gli allevatori, che si vedono raddoppiati, se non addirittura triplicati, i costi rispetto all'anno scorso. A preoccupare poi l'incubo della peste suina africana dopo il primo caso accertato in un allevamento piemontese. Da tempo Confagricoltura si batte per ottenere una efficace politica di contenimento della fauna selvatica, che danneggia ogni anno coltivazioni e raccolti, invocando specifici interventi. Ben poco è stato fatto finora e gli allevamenti di maiali da proteggere in Emilia-Romagna, ha concluso Bonvicini, sono più di un migliaio. È arrivato il momento dello sport, sentiamo le ultime. Grazie Elisabetta per la linea. Apriamo la pagina sportiva parlando di basket. La Virtus Bologna rialza subito la testa dopo la sconfitta nel big match di Milano. La resistenza di Reggio Emilia è stata piegata in una gara in cui la squadra di Scariolo è uscita sulla distanza per chiudere i conti sull'81-90. L'infortunio più beffardo nel momento in cui si aspettava solamente il rompete le righe. Arriva a 43 secondi dal termine il colpo di scena che rovina, seppure solo in parte, tutto quello di buono che la Virtus Bologna aveva fatto vedere sul parquet di Reggio Emilia. Milos Teodosic va giù pesantemente nel tentativo di prodursi in una penetrazione dall'arco dei tre punti, scivolando su un adesivo pubblicitario, e il ginocchio cede di schianto. Ora per il play si teme un lungo stop. Un KO che lascia un retrogusto amaro sul successo ottenuto dalla Virtus ai danni dell'Una Hotels.
In precedenza non era stata la versione più brillante della squadra di Sergio Scariolo, quella che nel primo tempo era anche andata sotto pesantemente sul meno 14, forse pagando ancora le scorie della sconfitta rimediata al Mediolanum Forum pochi giorni fa. È in quel momento che sale ancora una volta in cattedra il maestro Teodosic, perfettamente coadiuvato dall'ottimo Jaité. I due virtuosini suonano la carica e ancora prima dell'intervallo il disavanzo è dimezzato. Un lungo lavoro ai fianchi che dà i suoi frutti nel terzo quarto col primo vantaggio bolognese e nel quarto dove la classe superiore degli ospiti porta un margine rassicurante, solo da gestire. Il finale recita infatti 81-90, ma ora la Virtus spera di vincere anche la partita fuori dal campo, quella delle condizioni fisiche del proprio asso serbo. Vittoria su Varese e penultima posizione conquistata. È dolce la prima partita del 2022 per la Fortitudo che si affida a un sontuoso Benzig per aggiudicarsi lo scontro diretto con i Lombardi e rimanere così agganciata a Cremona nella classifica di Serie A. Una lunga rincorsa che alla fine ha prodotto i propri frutti. La Fortitudo è riuscita ad avere ragione di Varese in un match in cui i ragazzi di Antimo Martino hanno a lungo giocato col fuoco, rimediando solo nel finale ad un cedimento verificatosi nel terzo quarto che rischiava di compromettere in maniera irreversibile la conquista dei due punti. È infatti un primo tempo in cui la F sembrava in controllo dei propri avversari a illudere i tifosi di casa che la partita sarebbe scivolata al suo naturale epilogo senza eccessivi turbamenti. Una falsa speranza che cozza contro la storia di questo club, ma anche con la realtà attuale dei fatti, visto che dopo l'intervallo lungo Varese trova con Gentile e Bin i canestri per costruirsi anche 5 punti di vantaggio sui propri avversari, salvo pagare poi nella volata finale lo sforzo prodotto senza poter contare sul contributo di quei due americani che il club lombardo sta cercando sul mercato. Ci pensa così Aradori a firmare la tripla del nuovo più 4. Poi nel finale arrivano anche il prezioso 2-2 dalla lunetta di Grosel, ma soprattutto l'altro piazzato da 3 di un sontuoso Benzing, gli ultimi dei suoi 29 punti che consentono alla Fortitudo di festeggiare il 101-94 con cui Varese è affondata. Cambiamo argomento, parliamo di calcio, non va giù al Bologna il recupero da disputare col Cagliari. La squadra è in quarantena da una settimana e anche se ora se i giocatori fossero negativi sarebbero costretti a scendere in campo senza avere mai fatto un allenamento. Una decisione assurda, dice la società rossoblù. Il Bologna è fortemente contrario alla decisione della Lega di far giocare martedì sera la partita con il Cagliari, che è stata rinviata a causa della quarantena imposta dall'azienda USL alla squadra dopo numerosi casi di positività. Con una nota sul sito, la società definisce incomprensibile la decisione della Lega, una scelta immotivata, penalizzante e vessatoria. Così i calciatori devono giocare una partita di campionato martedì senza aver di fatto potuto svolgere allenamenti per una settimana. Tutti gli appartenenti al gruppo squadra, motiva la società, sono in isolamento domiciliare da mercoledì e vi resteranno fino a stasera per una disposizione dell'AUSL di Bologna, la cui legittimità è stata confermata anche dal TAR dell'Emilia-Romagna. I giocatori che non risulteranno positivi al Covid dovranno quindi giocare una partita di campionato martedì senza aver di fatto potuto svolgere allenamenti per una settimana, con tutti i rischi che ne conseguono anche per l'incolumità degli atleti. Siamo allibiti di fronte a un provvedimento preso senza reale necessità di urgenza. Né il Bologna né il Cagliari infatti disputano le coppe europee, quindi non mancano le date disponibili in calendario. La decisione della Lega, conclude la società rossoblù, dimostra sprezzo per i più elementari principi di equità competitiva e di tutela dell'integrità fisica dei calciatori. È tutto per lo sport, Elisabetta, a te la linea. Grazie Marco, per noi è arrivato il momento invece delle previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Dopo le nevicate che nella giornata di ieri hanno interessato buona parte della Romagna, imbiancando anche alcuni tratti costieri,
La situazione è migliorata nelle ultime ore. La giornata di martedì 11 gennaio vedrà un risveglio con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità più consistente sulla bassa Romagna tra Cesenate, zone interne e il Riminese e nebbie che potrebbero resistere per buona parte della giornata sulla pianura del Piacentino al confine con la Lombardia. Il risveglio sarà molto freddo con estese gelate, valori compresi tra meno 5 e più 3 gradi, mentre nel pomeriggio temperature in aumento comprese tra più 5 e più 8 gradi. Ventilazione da nord a nord-ovest, mare poco mosso. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata. Prima di chiudere andiamo a rivedere i titoli di questo notiziario. Le abbondanti nevicate che hanno imbiancato domenica la Romagna hanno incantato ma anche causato disagi, specialmente sulle strade. In E45 un incidente all'altezza di Roncofreddo ha bloccato l'arteria per ore. La neve si è spinta fino alla costa, ricoprendo anche le spiagge, un panorama che ha richiamato molti curiosi. Nell'entroterra alcune scuole sono state chiuse e è accaduto in 7 comuni della Valconca. L'Emilia-Romagna è entrata in zona gialla e nel primo giorno di rientro al lavoro e a scuola sono scattate anche le nuove regole decise dal governo. Molte attività prevedono il Super Green Pass. Rientro a scuola complicato per gli studenti romagnoli, dalle scuole dell'infanzia alle superiori. Non solo si moltiplicano i casi di positività e quarantene tra i ragazzi, ma sono molti anche gli insegnanti a casa. A Rimini manca circa il 20% dei docenti. Per il 2022 Confagricoltura Emilia-Romagna chiede più tutele per il patrimonio agroalimentare. L'obbligo vaccinale per gli over 50 viene valutato positivamente, anche se potrebbe comportare problemi vista la presenza nei campi di tanti stranieri che hanno ricevuto vaccini non riconosciuti. Basket. Nel campionato di Serie A tornano la vittoria Virtus e Fortitudo. I bianconeri passano a Reggio Emilia e restano in scia della capolista Milano, mentre la squadra di coach Martino si aggiudica in volata la sfida salvezza contro Varese. E vi ricordo una serata, questa sera dedicata agli appassionati di calcio sul canale 14 di Teleromagna. In attesa del ritorno di Pianeta Bianconero, alle 21 andrà in onda un'imperdibile raccolta dei momenti più belli del girone d'andata della Cesena. Alle 22.30 spazio poi a Cartellino Giallo, il programma più irriverente sulla Serie A di calcio. È davvero tutto per quanto riguarda questa edizione serale del nostro notiziario. Come sempre, per tutte le news aggiornate potete consultare il nostro portale online tr24.it. Grazie per averci seguito e buona serata. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.